Una delle domande che più mi hanno fatto i batteristi, principalmente dopo i live, venivano lì e mi dicevano: Luca, aspetta, come fai a fare quella cosa alla fine delle canzoni? Cioè questo. E io gli rispondevo: mano destra, mano sinistra, cassa. Lo fai a loop e poi lo porti in velocità. Ah, figata, così posso fare finalmente i finali. Allora, no, questa cosa è vero, si usa tanto nei finali, è bella da fare, è molto scenica, è molto veloce, è abbastanza semplice farla veloce, ma cacchio, stiamo facendo questa cosa solo per i finali? No, perché è la cosa, è un feel fighissimo da utilizzare all'interno della musica. Neanche così veloce, si può anche fare più piano ed è ancora più bello, quindi perché andare a pensare quel film lo faccio così posso fare i finali? Non sono i finali la cosa importante, questa cosa mi fa arrabbiare, perché un film così figo, che è il linear 3, in realtà è il linear, uno dei linear più semplici da fare, ma uno dei linear più efficaci sulla musica, quindi oggi ho deciso di fare questo video per rispondere a tutti quei batteristi che mi fermavano a fine dei concerti chiedendomi come fai quel finale, perché anch'io voglio imparare a fare i finali. No, imparate questo feel, ma non per fare i finali. Finale è una cosa in più, per fare altro. Oggi vi spiego bene come utilizzare questo feel, non solo per i finali, cacchio. Mando la sigla e poi cominciamo. Intanto mi calmo. Questo qua, mi sono calmato, ciao ragazzi, è un linear 3, come vi ho detto. Il linear 3, appunto, è un linear, quindi un insieme di colpi tra mani e piedi composto da due colpi di mano, uno di piede, destra, sinistra, cassa. Con la cordiera viene più bello. Fine, molto semplice, anche mia mamma lo può fare. Ma ovviamente la cosa difficile è riuscire a inserirlo in un contesto musicale. Per inserirlo in un contesto musicale faccio un piccolissimo passo indietro, ho fatto già un video sulla spiegazione di come creare dei linear, ho fatto anche un corso che vi lascio qui sotto in descrizione, che è Linear Box, tutto incentrato sui linear, che vi spiega da zero come suonare i linear nel mondo dei groove e dei fill in maniera efficace, qui sotto in descrizione trovate il linear box. E allora, di base, la cosa è, se pensiamo in sedicesimi, una battuta di sedicesimi è composta da 16 sedicesimi. Noi qui abbiamo tre colpi che sono in sedicesimi in questo caso, quindi se noi facciamo questo non basta per creare un feel completo, dobbiamo andare a suonare questo a loop, proprio come si fa nei finali, ma lentamente, a loop in sedicesimi, fino ad arrivare a 16. Cosa succede? Basta fare la tabellina del 3. 3, se lo faccio un'altra volta, 6, 9, 12, 15, ed è fatto 5 volte, e poi mi avanza ancora un colpo. Quindi farò un colpo e basta. Il primo colpo del linear 3, che sarà il colpo con la mia mano destra. Quindi lo faccio 5 volte più un colpo. 3, 4... Three, four. L'ultimo colpo, in questo caso, l'ho dato con la mano sinistra, così da arrivare sul crash subito. Come potete vedere, ho creato un feel con dei colpi dati piano, ma nello stesso modo di quel finale famoso. Quindi, fin qua potrebbe essere carino, ma fino a un certo punto, proviamo a dargli un po' più di enfasi. È già un feel utilizzabile, è già un feel migliore di utilizzarlo solo come un finale, questa cosa. La cosa importante è poi prendere questo linear, che vi ripeto è uno dei linear con cui possiamo creare cose più interessanti, e cominciare a spostarlo sulla batteria. Cosa possiamo fare sulla batteria, nel senso sugli altri fusti? Cosa possiamo fare? Possiamo cominciare ad esempio a spostarci tra rullante e
timpano, va? Facciamo prima timpano. Ad esempio, spostando ogni tanto la nostra mano destra tra rullante e timpano. 3, 4. Vedete che incomincia a diventare un fill che, se lo contiamo, è sempre tempo, ma un po' strano, un po' più interessante. E cosa abbiamo fatto? Abbiamo semplicemente spostato ogni tanto la nostra mano destra da rullante a timpano. Proviamo a spostare ogni tanto la nostra mano sinistra, questa volta da rullante a tom. Vedete, non sto facendo niente di che, ma semplicemente sto andando a spostare le mani. È importante, quando andate a studiare un linear come questo, non buttare subito le mani completamente a caso, perché non serve a niente, la musicalità va sottoterra. Quindi la cosa importante è prenderlo, farlo con calma. All'inizio, adesso ve lo faccio sentire un po' più veloce, così da farvi capire contestualizzato come viene, ma modificate una mano per volta, poi ad esempio prima la destra, poi modificate solamente la sinistra. Pian pianino andate a creare cose nuove spostandovi sempre di più. Ad esempio, spostiamo tutte e due le mani sul tom ogni tanto. Vedete che sono già tanti fill diversi, ma tutti fatti nello stesso modo. Non ho cambiato nulla, ho cambiato solo la posizione delle mie mani sui tamburi. Anziché suonare sempre rullante, suono qualcosa di diverso. Proviamo ad andare avanti, vi faccio sentire, sempre mantenendo la stessa cosa, come posso muoverlo sul set. 3, 4, un po' più lento. 3, 4... Vedete, sempre uguale, ma sempre cose diverse. Ad esempio, una cosa che mi piace tantissimo, che ho fatto adesso, è questa. Che sembra una roba super se la fai veloce. Ma in realtà, che cosa sto facendo? Sto suonando un linear 3. Una volta con mano destra sul rullante e mano sinistra sul tom. Una volta invertendo, quindi mano destra sul tom, mano sinistra sul rullante. 1, 2. Vi ricorda qualcosa? Un pochettino potrebbe ricordare l'intro di Honor dei Father dei Dream Theater, che non è proprio così. All'interno del corso Linear Box che trovate qui sotto lo spiego, non è proprio, non fa proprio questa cosa qua, mette due colpi di cassa, ma facendola adesso ho detto cacchio, sembra quella lì. In realtà, poi pensandoci, non è identica, ma la sonorità è quella dei linear. Quindi, giusto perché mi è venuto in mente, se non conoscete uno dei Father dei Dream Theater, andatela ad ascoltare. Quindi questo è, partite dalla base, fatevi i vostri conti, quindi dobbiamo arrivare a 16, faccio 3, quanto arrivo? 15, mi manca un colpo, lo aggiungo. E poi
cominciate a esplorare le cose che vi può dare questo linea 3. Nel momento in cui avete esplorato tutto sui tamburi, spostatevi anche sul Charleston, quindi cominciate ad utilizzare anche il Charleston come possibilità di nota. Quindi, pian pianino, anche qua, provate a inserire il Charleston prima con una nota, poi con più note. Facendo anche cose matte che a volte saranno da buttare via, perché a volte sono brutte e quindi brutte pigliate e buttate nel cestino, altre volte vi verranno fuori delle cose belle, altre volte vi verranno fuori delle figate. Quelle che sono figate prendete, studiatele bene, perché poi saranno dei fill super 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 utilizzabili. E pian pianino partite dal lento e portate su a velocità. Ma questa volta ha un senso portare a velocità tutto quello che state suonando. Perché? Perché lo state portando a velocità in modo musicale, non solo. Fatto anche abbastanza male, ma comunque non solo questa cosa qua che vi serve per il nulla in pratica. Ma state studiando un linear, un insieme di colpi tra mani e piedi per qualcosa di musicale, per uno scopo musicale, per qualcosa che vi farà accrescere il vostro bagaglio di feel, il bagaglio tecnico, il bagaglio coordinativo, di coordinazione, tecnico, tutto quanto. Quindi mi raccomando, se vedete qualcosa anche di super eclatante, pazzesco, la prima cosa è sempre la musica. Quindi la prima cosa non è mi faccio vedere che vado così veloce. No, la prima cosa è come posso inserire questo nella musica. Poi nei finali, nel momento in cui lo so fare bene, boh, verrà e allora faccio lo sborone in quel caso lì. Ma la prima cosa deve essere sempre la musica. Quindi con questo, ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto. Vi ricordo qui sotto in descrizione che se volete approfondire tutto il mondo dei linear, ho fatto un corso che si chiama Linear Box dove parlo appunto di tutto quello che riguarda il mondo dei fill e dei groove all'interno dei linear. Oggi abbiamo visto il linear 3, ma c'è il linear 2, 3, 4, 5, 6, 7, eccetera, eccetera, eccetera. Poi si vanno a mischiare insieme, vengono delle figate. Qui sotto nei commenti fatemi sapere se questo video vi è piaciuto, se vi è stato chiaro soprattutto. E con questo basta. Noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!